Spesso sento dire a chi vende casa che la loro è differente. È più bella, è più grande, il pavimento è di parquet, i bagni sono di design, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo queste migliorie, che sono care all'attuale proprietario e che sono magari costate fior di soldi, in realtà non aumentano la possibilità di vendere casa. Anzi, il contrario. Ti sembrerà strano, ma se ci pensi è facile comprendere come ogni modifica che piaccia all'attuale proprietario potrebbe non piacere affatto a chi visiterà quella casa. Tutto è relativo e tutto è soggettivo. Il parquet, che magari è costato un occhio della testa, potrebbe essere proprio il motivo che invece impedisce l'acquisto della casa ad una coppia che il parquet proprio non lo sopporta. In questo caso, al prezzo richiesto, l'acquirente valuta anche il costo di dover smantellare metri quadri di legno per sostituirlo. Che ne so, con del cotto fiorentino. Non è la prima volta che vedo sventrare una casa a prima vista perfetta per diventare tutta un'altra casa, a gusto dei nuovi proprietari. Ecco che la grande differenza non viene dalle finiture della casa, non viene valutata per le modifiche estetiche volute dagli attuali proprietari che non abbiano un vantaggio reale, ma avviene solo grazie al come la casa viene presentata al mercato. In che modo il tuo immobile è pubblicizzato? Su quali piattaforme? Con che modalità metodologiche e media? Quasi sempre i proprietari di casa sono prontissimi a rispondere di quanto hanno speso per il loro prezioso parquet, ma non sanno neppure quante agenzie stanno presentando casa loro, come, dove e a che prezzo. La più bella delle case, ripeto, può piacere o meno. Dipende dal gusto di chi le guarda. Invece, il modo con cui viene presentata fa la grande differenza. Vieni a parlarmi della tua casa, del perché la vuoi vendere o del come mai non sei ancora riuscito a venderla. Io presento gli immobili che decido di seguire in un modo completamente diverso dalle altre agenzie. Si chiama video marketing immobiliare e significa vendere casa tua prima e meglio.